Presidente Puracchio, intanto benvenuto nei nostri studi. Grazie, grazie. Vi portate avanti, avete già pianificato la prossima stagione? Sì, specialmente in questo anno sportivo 2022-23 abbiamo avuto difficoltà nella ripartenza di alcuni campionati che in passato avevamo consolidato. Abbiamo nuovi campionati che entreranno, il judo è uno di questi, da quest'anno partirà ufficialmente il circuito corsa CSI e l'amico Rocco sarà uno dei promotori in questo settore. E quindi parliamo di Rocco Marcucci. Certo, Rocco Marcucci. E quindi abbiamo già da adesso pensato di riassemblare il circuito associativo del CSI per quanto riguarda tutti i campionati che faremo, dalla pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e soprattutto anche un altro nuovo campionato di cui mi onoro di essere presidente regionale, quello della palla tamburello, che sta crescendo soprattutto nelle scuole. Abbiamo una forte richiesta di palla tamburello e di tamburelli all'interno delle scuole primarie e anche secondarie, e quindi è una buona prospettiva e una buona speranza per lo sport. Lo ha già citato Rocco Marcucci, presidente della Runners Chieti, ma bisogna aggiungere anche il nome di Silvio Tavoletta. Sono due persone che io conosco veramente, si può dire, da una vita, sia Silvio che Rocco. Io ad entrambi non ho mai chiesto di aderire al CSI, di essere promotori di sport con noi, e non l'ho mai fatto perché ritenevo che arrivava prima o dopo il momento in cui ci saremmo sentiti, avremmo condiviso insieme alcune possibili iniziative, per caso con Rocco, per caso con Silvio, e quindi siamo partiti. Adesso sicuramente loro saranno attori del centro sportivo italiano e daranno sicuramente un grosso sviluppo a quello che è lo sport sia in città, a Chieti, dove, date le difficoltà di questo momento, sarà anche difficile dialogare un po', però piano piano poi le cose si accomoderanno, ma soprattutto anche a livello provinciale, a livello di tutta la provincia di Chieti, che mi sembra che sia un'ottima opportunità. C'è un aspetto da sottolineare, ne parlavamo poc'anzi a microfoni spenti, lavorate tantissimo con gli oratori. Sì, una delle caratteristiche del CSI è quella degli oratori parrocchiali. Noi prima della pandemia avevamo 45 oratori, oggi ne abbiamo 27, ma stiamo ricrescendo perché stanno ripartendo. Una delle cose che più mi colpisce è il fatto di non volere aggregazioni, cioè dopo il Covid la gente vuole stare per i fatti suoi, magari sta davanti al computer, sta a giocare da solo e non vuole responsabilità. Oggi trovare un gruppo sportivo che si prende la responsabilità di gestire la partecipazione a un campionato è difficilissimo. Allora alcuni si sono anche inventati per esempio un campionato di pallavolo senza arbitri, senza vincoli sostanzialmente, però con questo finisce poi il discorso educativo dello sport, perché i giovani, se vengono educati in questa maniera, poi sono delle persone che vivono da soli. Assolutamente. Chiudiamo con gli appuntamenti imminenti. Gli appuntamenti imminenti sono, intanto partiamo domenica 30 con la seconda corsa di primavera, e che sia primavera a Casoli, e quindi prima di fare a San Martino, ma il territorio è quello di Casoli ed è la campestre di primavera. Poi ne abbiamo, a partire dal 27 di luglio, abbiamo altre 9 corse, e poi l'ultima sarà quella della corsa dell'Immacolata a Chieti e la corsa a cui accennava Rocco, che è quella di tutti insieme, tutti quelli di Chieti, non solo di Chieti ovviamente. E poi abbiamo tutti i campionati che stanno partendo. Sarà sicuramente una bellissima, la prima iniziativa che faremo a Chieti sarà quella con la società di Silvio Tavoletta, la Judo Club Kodokan, con cui faremo un gran galà di judo. Lo faremo all'Auditorium delle Crocelle, quindi sarà adibito a pista, quasi a palestra, quella bellissima realtà cittadina, e lì faremo sostanzialmente un gran galà di esordienti, quindi di ragazzi, di bambini, e quindi questa sarà una bella cosa. E poi nel prossimo mese di giugno, quasi ci siamo, bisogna festeggiare un appuntamento importante. È l'appuntamento importante, anche se sui social io non metto mai la mia data, ma il 7 giugno, grazie a Dio, faccio 70 anni e quindi lo festeggio molto volentieri. Complimenti. Grazie.
Da oggi nel CSE di Chieti Silvio Tavoletta, che è un piacere, lo rivediamo a distanza di qualche mese, di qualche anno anche, a dire il vero, è un ex atleta, parleremo anche del figlio che promette bene, Lucio, soltanto 16 anni. Ecco, l'importanza di promuovere lo sport. È fondamentale, sembrerà che dico banalità, ma oggi mens sana in corpore sano, ma soprattutto fare sport con strutture, federazioni, enti che abbiano veramente una competenza diversa dall'improvvisazione. Oggi è importante fare agonismo perché è una tappa importante per la crescita, un ente di promozione sportiva oggi come il CSI che promuove lo sport, l'amicizia e il benessere psicofisico è assolutamente diciamo vincente in ogni ambito della vita dei ragazzi. Perché la decisione di accettare l'invito, direi importante comunque, di Mimmo Puracchio? Allora, Mimmo Puracchio è un amico di vecchia data, un amico di sport, ma soprattutto perché a differenza di molti altri fa, promuove e non chiacchiera, ma fa le cose concrete, soprattutto per amore dello sport, dei praticanti e della sua città, che è la mia. Il nostro obiettivo è comune, con lo sport non si guadagna. Non si guadagnano soldi, ma si guadagna tanto in emozione, in crescita e in miglioramento personale. Questa passione grande fa crescere la città, fa crescere i nostri club e grazie al CSI abbiamo già avuto un'esperienza bellissima a maggio scorso e speriamo di costruire tantissimo, in primis questo rapporto con le scuole e con il divertimento oltre l'agonismo dei bambini. Faremo un grande camp estivo e poi sarà Mimmo a promuovere nelle prossime settimane e il CSI oggi ci ha dato quello che probabilmente l'ente di promozione dovrebbe dare, che spesso le nostre società sportive non trovano. L'ultima sul figlio di Silvio Tavoletta, che promette molto bene nel judo, soltanto 16 anni. Silvio Tavoletta non solo è il papà, ma è anche il suo allenatore. Allora, è un lavoro difficile quello del papà allenatore, più difficile quello di figlio allievo secondo me, ma lui lo ha interpretato nella maniera migliore possibile, è primo al mondo, primo in Italia, ma non è il solo, perché così come abbiamo condiviso con Mimmo Puracchio del CSI, l'unione fa la forza, il Kodokan Chieti ha, grazie anche a tutto quello che ci ha insegnato il nostro maestro Uccitti, oggi ha 7 atleti in Serie A1 e ne ha altri 20 pronti a farsi valere nelle altre competizioni e quasi 100 tesserati. Io penso che Lucio sia soltanto diciamo quello che oggi è la visibilità che noi possiamo chiedere, però diciamo che grazie a tutti i suoi compagni che l'hanno supportato. Più bravo Lucio di Silvio? Decisamente sì. Il CSI di Chieti sarà impreziosito dall'esperienza di Rocco Marcucci, presidente della Runners Chieti. Allora è il caso di dire benvenuto. Grazie, grazie, veramente. È un'annata che siamo veramente molto impegnati perché veniamo dal campionato italiano. A giorni avremo il Ricchiappe che ci sta sconvolgendo perché è veramente impegnativo, tutti vogliono partecipare. È partito per gioco e invece sta diventando un gioco veramente impegnativo. Impegnativo, super, sì. Però nuovi stimoli, no? Nuovi stimoli, prima pensavo, no? Qualche anno fa entro in un pub a Londra e incontro un nipote che non vedevo da anni. L'anno scorso in un hotel a Sofia ci siamo incontrati tre studenti che facevamo le scuole insieme alla seconda media. Cioè, ci siamo rincontrati. Cioè il mondo è strano, certe volte io e Mimmo non ci vedevamo da anni. Io lo conosco che avevo 16-17 anni, perché parliamo di una cinquantina e passa di anni fa. Però io nel mondo dello sport, lui pure. Eppure non ci sono state quelle occasioni o quelle opportunità che invece adesso vedendoci ci siamo così subito capiti. Secondo me abbiamo tante opportunità. Ho visto nello XI veramente una piattaforma di tante vie d'uscita e di opportunità.
io ho corso per tanti anni. Sì. Alla fine della vita si arriva a dover fare la scelta. Io voglio preparare il futuro, perché quando non si può più dare, si cerca di pensare al futuro. Mi pare che con Mimmo possiamo proprio gettare le basi, le opportunità per c'è i ragazzi. C'è terreno fertile, insomma. Tanto, tanto, sì. Sono rimasto stamattina veramente entusiasta. Stiamo programmando una manifestazione a fine anno che si chiama Tutta Chieti. In questi giorni ci stiamo lavorando, sarà secondo me, oltre che l'Uricchiap, sarà un'altra manifestazione di quelle che coinvolgerà veramente tutta la città. Proprio per questo la chiamiamo Tutta Chieti la San Silvestro, perché sarà a cavallo dell'ultimo dell'anno. Sarà una cosa gioiosa, cercheremo di coinvolgere dai ragazzi ai pensionati, come la chiamiamo noi, Tutta Chieti. È una cosa che faremo proprio insieme, Xi, Runners Chieti. Certo. Sono convinto sarà una grande opportunità per la città, per il movimento, per lo sport. L'unione fa la forza, potremmo dire così, sì, no? In questo senso la Runners Chieti è una società numerosissima, la più numerosa d'Abruzzo, nata nel 1979, poi affiliata nell'80 alla Fidel. Esatto, dal 79 che corriamo lungo queste strade e non ancora ho voglia di smettere. Purtroppo poi sono i muscoli che magari ti dicono, guarda che non hai più 18 anni, però per fortuna il cervello ha ancora la voglia di fare tante cose.